Tutta questa rabbia per cosa? Per chi? Gli umani mi hanno reso così. Allora rifletti bene. Non è con noi che te la dovresti prendere. Oh, per favore, signor Allosauro, sia buono. No, io non sono buono. La vostra razza mi ha reso cattivo. E adesso ciò che avete creato vi si ritorcerà contro. Addio per sempre! Fastatore, sei sicuro che la violenza sia sempre la soluzione migliore? Ma cosa dici? Le guerre si vincono con la violenza! Beh, e senza la violenza ci sarebbero meno guerre! Cioè, sì, anche questo mi sembra giusto! Lascia fare a me, Vastatore! Ce la posso fare! Ma cosa hai intenzione di fare? Ora vedrai! Spero solo di non sbagliarmi! Per favore, Arex, sta attento! Ma che fa? Lo vuole affrontare da solo? Oh no! Arex è impazzito! Cosa credi di fare, Tirannosauro? Semplice! Voglio fermarti! Vuoi fermarmi? Nessuno può fermarmi! E adesso, preparati a morire! Che fai, non reagisci? No, non voglio reagire! E allora prendi questo! Non voglio più combattere! Non serve a niente! Ti stai arrendendo, quindi? Sei un vigliacco! Non mi sto arrendendo! Semplicemente non voglio farti male! Sei solo un codardo! Ecco cosa sei! Combatti! Mi stai facendo annoiare! No! Ti ho detto che non combatto più! Basta! Mi hai stufato! Adesso muori! Arez! Oi! Ah! Ma, Timone! Ma mi hai salvato la vita! Eh? Io? Davvero? Sì! Davvero, davvero! Ah, allora sono un eroe! Mi sono sbagliato su di te, Fimone! Ti sarò eternamente riconoscente! Grazie, grazie davvero! Ma tu chi sei? Non vi ha mai insegnato nessuno che non bisogna mai voltare le spalle al nemico? Stai giù! Allosauro, fermati! Non mi fermerò! Finché voi non uccidete me, o io non uccido voi! Beh, io non ti voglio uccidere! E perché no? Ho ucciso i tuoi genitori! Dovresti odiarmi! Sì, è vero, ma ti ho osservato bene! E ho capito una cosa importante! E cosa avresti capito? Tu non sei cattivo come credi! Ti hanno costretto a diventare così! Tutta questa malvagità è solo una grande corazza che ti sei costruito! È solo una forma di difesa per te! Taci, Tirannosauro! Tu non mi conosci! Gli umani ti hanno fatto del male per renderti più aggressivo! E così tu stai solo facendo il loro gioco! Non devi permetterglielo! Torna in te! La cosa si fa interessante! Sta facendo arrabbiare la bestia di brutto. Il tirannosauro sta per morire. Poi toccherà a tutti gli altri e infine saremo finalmente liberi. Io sono un dinosauro malvagio. Non uccido solo per mangiare, ma per puro divertimento. Non è colpa tua. Sono gli esperimenti degli umani ad averti reso così aggressivo. Tu puoi porre fine a tutto questo. Tu puoi ancora cambiare. Io... No, non posso. Non posso. Sì, invece. Tutta questa rabbia per cosa? Per chi? Gli umani mi hanno reso così. Allora rifletti bene. Non è con noi che te la dovresti prendere. Cosa c'è? Io vi conosco. Avete un aspetto diverso.
ma il vostro odore è sempre uguale. Voi siete gli umani che ho mangiato quando eravate in vita, eh? Sì! Ma noi siamo dalla tua parte, eh? Ti abbiamo servito 6 dinosauri su un piatto d'argento, solo perché ci teniamo alla tua felicità. Voi appartenete alla razza che mi ha fatto questo. Sì, ma noi siamo buoni di cuore. Vero, ragazzi? Sì, verissimo! Noi siamo buonissimi! Avete mandato a morire 6 dinosauri solo per il vostro personale tornaconto. Chi mi dice che non fareste la stessa cosa con me? Oh, dai, non faccia così. Parliamone. Noi amiamo tutti gli animali, anche i dinosauri. Ditemi, gli spettri possono morire di nuovo? Cosa succederebbe se vi uccidessi un'altra volta? Oh, che non avremmo più modo di essere liberi. Beh, è quello che meritate. Oh, per favore, signor Allosauro, sia buono. No, io non sono buono. La vostra razza mi ha reso cattivo. E adesso, ciò che avete creato vi si ritorcerà contro. Addio per sempre. Mamma mia, che schifo. Ah, che schifo! Non c'è niente da mangiare qui. Sono solo un mucchio di ossa. Erano molto più buoni quando erano umani. Oh, buono, eh? Ho una fame che non ci vedo. Ma credo che per oggi andrò a letto senza cena. Eh? Dopotutto, voi non siete diversi da me. Nemmeno la vostra vita è stata facile. Perciò non ci sono scuse per quello che ho fatto. Oh, wow! Quindi sei dei nostri? No, con me non sareste mai al sicuro. Nessuno sarebbe al sicuro con me. Io sono una creatura maledetta, perciò è bene che me ne stia da solo. Ah, beh, mi sembra giusto. Infatti io ho intenzione di rimanere vivo, sì. Stai zitto, Vastatore! Un po' di delicatezza, su! Signor Allosaurus Rex, quando avrai bisogno di noi saprai dove trovarci. Ma certo che non lo sa, non sappiamo nemmeno noi dove siamo diretti. Ah, giusto. Purtroppo sono pochi i luoghi in cui i dinosauri possono davvero essere liberi. C'è una valle verde ricca di vegetazione a ovest da qui. In quel posto gli umani non hanno mai messo piede, perciò dovrebbe essere sicuro. Oh, benissimo! Adesso abbiamo una meta. Andiamo! Sì! Grazie, signor Allosaurus! Fate attenzione. Bene ragazzi, anche questa puntata del Parco dei Dinosauri finisce qui. Ma prima di chiudere il video, Arex vorrebbe dirvi alcune cose. Sì, ma tranquilli, sarò breve e conciso. Allora ragazzi, come avrete già capito, l'allosauro in fondo non era poi così cattivo. È diventato così per tutti i maltrattamenti e le violenze subite nel parco. Ha solo reagito a tutto il male che gli è stato fatto. Purtroppo però non lo ha fatto nel modo giusto. Non ha avuto nessuno che gli dicesse cosa fosse giusto e cosa sbagliato. Nessuno ha potuto insegnargli niente. È stato trattato male e lui ha risposto con il male. E questa è una cosa sbagliata. Quello che voglio dirvi è che questa è una cosa che può capitare a tutti, anche a voi. La cosa importantissima, bambini, è non tenervi niente dentro. Se qualcuno vi fa del male, voi parlatene subito con i vostri genitori. Se qualcuno non vi rispetta o vi fa qualcosa di brutto, non tenetevelo per voi. Non commettete lo stesso sbaglio dell'allosauro. Parlatene. Parlatene sempre e vedrete che anche solo parlarne vi farà sentire meglio. E magari anche i vostri genitori potranno aiutarvi in qualche modo. A volte ci fanno cose molto brutte e poi ci costringono a rimanere in silenzio, spaventandoci con parole cattive. Beh, voi invece parlate. Ricordate che fa molto più male rimanere in silenzio, perché vi logora dentro e vi incattivisce. Perciò mi raccomando, prendetevi cura di voi. Se vi fanno qualcosa, parlatene sempre con i vostri genitori. Loro vi ascolteranno. Detto questo, grazie ancora per essere rimasti con noi fino alla fine del video e per seguire sempre le nostre avventure. E mi raccomando, non dimenticate di cliccare qui per iscrivervi al canale e qui per guardare anche gli altri video dedicati ai vostri giocattoli preferiti. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!